Già a 19 anni Walter Bonatti aveva smesso di fantasticare, cominciando invece a scalare le montagne. È forse impossibile elencare le montagne di Bonatti. All'inizio degli anni 50 si comincia a parlare di questo giovane passato in meno di un anno da una prima arrampicata sulla Grigna a scalare alcune delle vette considerate a quei tempi fra le più difficili del mondo. Walter comincia a vivere la sua avventura alpinistica, a scoprire se stesso in simbiosi con la montagna nel 1949. Inizia la grande avventura. La parete est del Gran Capucin, le pareti nord delle cime di Lavaredo in inverno, il Cervino. Per me la montagna credo che abbia rappresentato soprattutto il mistero, ecco, lo sconosciuto, e l'insuperabile, l'avventura, quindi. Io sono andato alla montagna proprio per vivere l'avventura e credo di aver fatto un alpinismo d'avventura. Non potrei concepirne uno diverso. Sono gli anni delle grandi spedizioni himalayane e l'Italia non può mancare all'appuntamento. Nel 54 Walter viene scelto per partecipare alla spedizione italiana al K2, la seconda montagna del mondo con i suoi 8611 metri. È il più giovane della spedizione, il sogno diventa realtà. Sul K2 Walter sarà costretto a passare una notte a oltre 8000 metri completamente abbandonato, senza tenda, senza viveri. Lui e lo Hunza Mahdi sopravviveranno per miracolo.